Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordate quando, parecchio tempo fa ormai, avevo inaugurato quella rubrica Q&A dove appunto rispondevo delle vostre domande e intanto facevo merenda, mangiucchiavo qualcosa? Ecco, non ho più fatto nessun episodio, ma cioè, non è una cosa volontaria, boh, semplicemente non ho più fatto episodi e oggi ho voluto continuare appunto quella rubrica. Non so se vi ricordate, ma non sapevo nemmeno che nome dare a quella rubrica e vi ho chiesto consiglio voi nei commenti, mi avete riempito di suggerimenti, erano tutti stracarini, ma dovevo sceglierne soltanto uno e alla fine ho deciso di optare per Merenda Mander. Nome suggerito nei commenti da Elisabetta Carletti, quindi grazie mille per il suggerimento. Mi è piaciuta questa idea perché appunto non volevo nomi in cui c'entrasse la parola tè, perché non sempre avrei bevuto del tè. Volevo proprio far capire l'idea della merenda. Infatti oggi in realtà qua ho soltanto un bicchiere d'acqua, ma c'è un perché. E ho questo cosino carino, coloratino. Che cosa sarà? Oggi sì, faremo un Q&A, quindi risponderò a alcune delle vostre domande, perché nell'ultimo video mi si era impallata la videocamera e non ero più riuscita a rispondere a alcune domande, quindi vado a ripescare quelle così almeno concludo quel giro di domande. Qui davanti è una cosa molto interessante, perché questo weekend, sto girando questo video di sabato 29 se non sbaglio, marzo, e la mia gelateria preferita, Ice Cream, raga, se siete di Torino ve lo dico sempre, andate da Ice Cream perché sono la cosa indescrivibile. Comunque vi lascio tutte le info, pagine, link, informazioni qui in descrizione, così potete trovarli. Che cosa ha fatto solo per questo weekend? Dei gusti veramente veramente particolari. Ci sono due motivi per cui io amo alla follia Ice Cream. Il primo motivo perché fanno un gelato, io non so neanche come spiegarvelo, è talmente buono che ormai tutte le altre gelaterie quando le provo per me sono sì, buono, ma non è come Ice Cream, veramente hanno una qualità pazzesca, è buonissimo, provatelo. E il secondo motivo per cui io li adoro così tanto è perché fanno spesso e volentieri dei gusti stranissimi. A me piace sperimentare, fare, andare a trovare delle cose un po' particolari e loro veramente fanno delle cose fuori di testa, degli abbinamenti di gusti che, cioè, dici, ma come ti è venuto in mente? Sono sempre strabuoni. Ma comunque questo, chi mi segue su Instagram lo sa, perché io ogni volta che vado e prendo il gelato poi faccio la foto e la posto nelle mie stories con tanto di descrizione dei gusti, eccetera. Ma arriviamo al dunque, cosa c'è qua dentro, che sto parlando troppo. Qua dentro ci sono dei gusti alle verdure. Ebbene sì, perché questo weekend hanno fatto questi gusti particolari alle verdure. Apriamo, così inizio a farvi vedere, spiegarvi e a mangiare. Eccoci qui, adesso io spero di non farli cadere tutti, ma di riuscire a farveli vedere, non so se ce la faccio. Ok, e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gusti. In realtà i gusti totali sono 8, vi spiego perché ne ho soltanto 7, perché come saprete ho avuto questa allergia, questa probabile reazione allergica alla frutta secca e uno di questi gusti conteneva la mandorla e ho preferito evitare di morire in diretta perché va bene tutto, ma YouTube non mi paga abbastanza per morire, non ancora, quindi ho deciso di lasciarlo stare, anche perché comunque era un gusto che avevo già provato e era molto buono. Ho detto vabbè, rinuncio a quello ma provo tutti gli altri. Tra l'altro mi sono assegnata qua su un fogliettino tutti gli ingredienti per dirvi proprio esattamente da cosa sono composti questi gelati e adesso ve li spiego. Allora, abbiamo questo qui che è il gusto cetriolo con zenzero e profumo di eucalipto. C'è questo qua che ha un colore bellissimo, che ha il gusto barbabietola con variegatura di limone e menta fresca. Poi abbiamo questo che ha il gusto asparagi e amaretti. Ok, so che gli amaretti sono composti in parte comunque da mandorle, infatti non penso che ne assaggerò un pochettino perché non voglio veramente rischiare, ma dovevo provarlo, dai, quindi un pochettino lo assaggerò. Abbiamo questo che è al gusto finocchio e mela verde. Questo che ha il gusto porro variegato al caffè. Questo ha il gusto carciofi e vaniglia. E l'ultimo, che è quello che mi ispira di più in assoluto, non solo per il colore, che è al peperone giallo con fragole e pepe nero. Ragazzi, come avrete notato, sono cose veramente particolari. Tra l'altro sono quasi tutti vegan, o meglio, quello al cetriolo, la barbabietola, al finocchio e al peperone giallo, anche quello la melanzana che non ho preso. Questi sono tutti vegan! Da cosa partiamo? Io partirei da quello che già conosco, ovvero quello al cetriolo e zenzero e eucalipto. È buonissimo!
È freschissimo, sa un sacco di estate proprio, e lo zenzero si sente bello potente. Quindi se vi piace lo zenzero proprio che si sente e che pizzichi anche un po', questo fa per voi, è troppo buono. Io adoro il cetriolo perché, secondo me, è una cosa che ho sempre detto, secondo me il cetriolo sa di anguria. Quindi è buono per forza, perché l'anguria è buonissima. Non so se questa cosa ha senso, però io penso che sia così. Me lo mangerei tutto, ma devo lasciare spazio anche agli altri. Direi però nel frattempo di prendere il mio telefono, così vi rispondo a qualche domanda. Ok, eravamo rimasti a: ti piacciono i super robot come Mazinger, Daitan e via dicendo? Non so perché, ma ultimamente ogni volta che prendo in mano il telefono per vedere qualcosa si spegne la videocamera. Non ho capito che connessione ci sia. Comunque, ti piacciono i robot, robe del genere? In realtà non tantissimo, non sono mai stata particolarmente appassionata, o almeno non questi che ha citato la persona nella domanda. Piuttosto, l'unico anime che mi ricordo con all'interno dei robot che mi era piaciuto tantissimo è Neon Genesis Evangelion, ma è tutt'altra tipologia. E nel frattempo voglio assaggiare questo, che dovrebbe essere quello al finocchio e mela verde. Come fa? Come fa a fare delle cose così buone? Qualcuno mi spieghi come faccia a fare delle cose così buone? Io non lo so. È buonissimo. A parte che finocchio e mela verde sono un'accoppiata pazzesca, non ci avrei mai pensato. Quindi potrei anche pensare a fare un'insalata con mela verde e finocchio. Mamma mia, anche questo super fresco per l'estate, è buonissimo. Spero che lo riproporrà. Jessica, se stai guardando questo video, ecco, riproponilo quest'estate, che io ne compro una tonnellata. Buono. Passiamo alla prossima domanda. Quanto sei alta? Allora, penso di aver già risposto, sì, durante un mukbang ho già risposto a questa domanda. E sono alta 1,65 m circa. Nel frattempo voglio provare questo qua bellissimo alla barbabietola. Vediamo. Oddio, sa di, non lo so, tipo campo fiorito, non so che sapore abbia un campo fiorito, ma questo mi fa venire in mente un campo fiorito, cioè sto volando, è pazzesco, ok. Non lo so, ti fa vivere qualcosa, ti fa viaggiare, no, con la mente, dici oddio questa cosa mi ricorda un sacco quella cosa, e è pazzesco, cioè campo fiorito, veramente, quanto è buono raga. Il mondo dovrebbe assaggiarli. Non penso di aver mai mangiato una barbabietola in tutta la mia vita, però in qualche modo riesco comunque a capire qual è il sapore della barbabietola qua dentro, nonostante io non l'abbia mai mangiato. Pazzesco. Andiamo avanti con la prossima domanda, che è: quanto dormi in media? Beh, dunque, in realtà dipende molto, e ora vi spiego il perché. Io direi di assaggiare a sto punto carciofi e vaniglia. Veramente? Io mai avrei detto che qua dentro c'è il carciofo. Cioè si vede, perché si vedono tipo i pezzettini, non so se li vedete. È dolcissimo, è buonissimo. Sa tipo di, non lo so, una crema. Cioè, si sente che c'è la vaniglia e qualcos'altro. E quel qualcos'altro mai avrei detto che carciofo, pazzesco. No, ragazzi, è buonissimo. Madre divina. Comunque, dicevo, non ho un orario fisso di durata del sonno, perché dipende. Ci sono dei periodi in cui soffro parecchio di insonnia, quindi dormo niente, e periodi in cui invece riesco a dormire tranquillamente. Diciamo che comunque quando non ho l'insonnia dormo, beh, più di 8 ore. In media, secondo me, 9-10 ore all'incirca. Imbarazzante, lo so. Metto giù perché sennò continuo a mangiarlo. Passiamo alla prossima domanda, che è: mare o montagna? Dunque, in realtà fino a qualche tempo fa avevo una preferenza fissa e netta per il mare, cioè non mi si schiodava da lì. E invece da un paio d'anni sono un po' così, un po' indecisa, nel senso che mi piacciono tanto tutte e due. Però per approfondire assaggerei il rischiosissimo asparagi amaretto. Qua veramente, anche se mi piacerà tantissimo, non devo mangiarne troppo perché ho paura veramente di star male. Facciamo così. Oddio, mi sta ricordando qualcosa, però non posso assaggiarlo. Pezzettino così. Oddio, mi ricorda troppo qualcosa, ma cosa? Ancora un altro pezzettino, giuro, poi basta, lo metto giù, giuro. Niente, non riesco a ricordarmi cosa mi ricorda. Non capisco se è un sapore, un odore, un ricordo, ma mi ricorda veramente qualcosa di positivo. È buonissimo. Qui prevale già di più l'amaretto, però non è troppo forte. Infatti io, che con gli amaretti ho un rapporto di odio e amore, questo in realtà mi piace parecchio. Si mischia bene con l'asparago e si sente l'asparago in realtà. Comunque dicevo che non ho più questa grande preferenza, perché il mare sì è bello, ok, però cavolo, la montagna quanto è affascinante. Piccola parentesi, solo in estate. Sia il mare che la montagna, perché io in inverno non esco di casa, mi fa schifo l'inverno, mi fa schifo il freddo, quindi non esiste, ok? Però la montagna in estate, magari quando vai in tenda,
ad accamparti da qualche parte col fuocherello. No, cioè ragazzi, è pazzesco, è bellissimo. Difficile, veramente difficile scegliere. Passiamo alla prossima domanda. Qua sono due domande che le leggo insieme perché sono collegate, secondo me. Uno è: sei contro la chirurgia estetica? E l'altra è: se ne avessi la possibilità ti faresti qualcosa chirurgicamente? E se sì, cosa? Dunque, oddio, me ne sono rimaste soltanto due da provare. Porro variegato al caffè. Andiamo. Ok, questo è strano. Questo è decisamente strano. Perché tra tutti, quello più salato, direi, tra virgolette, non so come spiegarvelo. Cioè gli altri, sì, si sentiva che era una verdura, però era comunque dolce, cremoso, non so. Qua invece è... il porro è una sorta di cipollotto alla fine, quindi si sente. È strano, mi piace. Se questo ve lo dico proprio senza problemi, mi piace. Però è strano, è molto molto strano rispetto agli altri. Non me lo aspettavo. Però effettivamente dal porro, cioè non è che potevo aspettarmi qualcosa di delicato. E l'abbinamento col caffè è geniale, ci sta da Dio. È buonissimo. Una volta che superi il trauma iniziale del gusto dolce con tipo una sorta di cipolla, poi effettivamente non riesci più a smettere di mangiarla. Comunque rispondiamo alla domanda. No, non sono assolutamente minimamente contro la chirurgia estetica. Ognuno è libero di fare sul suo corpo tutto ciò che desidera. Se ha i soldi per permetterselo, se vuole farlo, cioè, che faccia? Chi siamo noi per giudicare gli altri? Quindi no, non sono contro la chirurgia estetica. Anche perché, obiettivamente, se una persona ha qualcosa del suo corpo che la fa star male, perché non dovrebbe ricorrere alla chirurgia estetica per sistemarla? Cioè, se può farlo, cavolo, fallo. Almeno poi vivi sereno e tranquillo. Anche perché le cose sono due. O impari ad accettarti, impari ad accettare quel difetto, o se no interviene in qualche modo e lo migliori, lo modifichi. Cioè, quindi io sono assolutamente a favore della chirurgia estetica. La seconda domanda era appunto: se avessi la possibilità, che cosa mi rifarei esteticamente? E qui, raga, cioè, aspettate che vado a prendere la lista. No, vabbè, a parte gli scherzi. Due o tre cose effettivamente me le rifarei, però è arrivato il momento di assaggiare il mio preferito. Peperone giallo con fragola e pepe nero. Mi ispira, proviamo. Che cosa? No, raga, non potete capire. Questo ha vinto su tutti. Questo è il mio preferito in assoluto. È una cosa pazzesca. Sto per mettermi a piangere, ve lo giuro. È buonissimo. All'inizio vi arriva il peperone giallo e anche lì dovete essere pronti psicologicamente, perché ovviamente sentire il peperone giallo quando state mangiando un gelato può essere un po' così. Poi arriva la fragola che si sposa da Dio, si mixano i due sapori e fanno una cosa pazzesca. E mi rivolgo sempre a Jessica, che appunto è la magica creatrice di questi gusti. Se vuoi rifare anche questo quest'estate, io sono contenta. No, ragazzi, veramente è buonissimo. Peccato che sia un po' sciolto. Non importa, lo mangio lo stesso. Comunque, dicevamo, cosa mi rifarei? Iniziamo. Innanzitutto mi rifarei il naso, perché io ho un naso osceno, orribile, lo odio. No, vabbè, odio, non odio, ci convivo tranquillamente, non me ne frega niente, però non mi piace. Quindi se potessi mi farei un bel nasino alla francesina lì su, bellissimo. Poi probabilmente mi rifarei, in realtà non so se si possa fare questa operazione chirurgica, non so se esiste. Comunque mi rifarei tipo qui. Cioè, non so come spiegarvelo, però qui tipo la pappagorgia, non so come si dica in termini tecnici. Comunque questa parte qui, qua sotto, che un pochettino tende a tipo, non so spiegarlo, raga, fa tipo così, insomma, e mi fa schifo questa cosa, ecco, me la tirerei tipo un pochino così. Poi se proprio avessi soldi da buttare via, mi farei anche un pochettino di filler alle labbra, ma giusto perché sono già che sono lì, no? Cosa facciamo? Due punturine via. E poi, come vi avevo già detto, mi farei abbassare di 5-10 cm, perché se già sono comunque 1,65, che non è alto, però ecco, mi piacerebbe essere più bassa. Però anche questa operazione non credo esista, quindi... lasciamo stare. Mi farei un'operazione al seno per ridurre il seno, perché lo so che tutte le ragazze piatte adesso mi insulteranno, però io preferisco di gran lunga un seno piccolo e quindi mi piacerebbe onestamente avere tipo una seconda, una cosa del genere. E poi invece mi rifarei quello. Tra l'altro sto sentendo anche il pepe nero adesso. Ecco cos'era, buono buono buono. Queste sarebbero insomma le operazioni. Dicevo, comunque in un mondo molto utopico e immaginario, perché comunque non è che mi interessa così tanto, cioè non penso che spenderei soldi in quello se li avessi. Però non si sa mai nella vita, ecco, metti che domani divento ricchissima grazie a YouTube, magari un pensierino ce lo faccio. Non è vero. Io, raga, ho una paura proprio estrema degli aghi, degli ospedali, delle cose, quindi non ce la farei mai perché avrei paurissima. Io nel frattempo mi sono finita due coppette, mi sa che mi finirò anche la terza al finocchio. Ok, ormai, cioè, cosa faccio? La butto via? No! Raga, io spero di
aver risposto in modo esaustivo alla domanda che mi avete fatto e spero che vi piaccia l'idea di chiamare questa rubrica Merenda Mander Q&A o Q&A Merenda Mander, adesso vedrò come fare. Fatemi però sapere, oltre a ciò, che pensate di quello che ho detto nelle mie risposte alle vostre domande, cosa vi pensate di questi gusti di gelati così strani, se siete anche voi così avventurosi che quando vedete dei gelati strani, gusti strani, vi lanciate, o se invece preferite qualcosa di un po' classico perché magari vi spaventa un po'. Io vi ricordo di nuovo tantissimo che in descrizione vi lascio tutti i link, tutte le informazioni utili per trovare Ice Cream qua a Torino, andate a trovarli, provate a mangiare il loro gelato perché è un'esperienza mistica, non ve ne pentirete, ve lo posso assicurare. Niente, in descrizione poi vi lascio anche il link per potermi seguire su Instagram e il link per potermi offrire un caffè virtuale su Ko-fi. Io vi ringrazio tantissimo di essere rimasti con me anche in questo video e mi stavo per dimenticare dell'hashtag e quindi lo facciamo adesso e facciamo hashtag peperone fragola, che è stato il mio gusto preferito in assoluto, quindi sì, hashtag peperone e fragola, scrivetelo nei commenti. Niente raga, grazie mille per essere stati con me, noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Tan tan tatara tan tan tatara tan tan tatara tan 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 tatara tan tan tatara tan tan tatara tan 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 tan.